Cancellari, io volevo parlare con lei ovviamente anche di tutto il resto, anche della tragedia di Stresa, glielo dico perché l'ho invitata qui sostanzialmente come sottosegretario ai trasporti, perché c'è tutto quel file che da italiani ci preoccupa enormemente, però onestamente questa lettera ha un po' cambiato il corso della mattinata. Io sono sicura che nel corso della giornata molte saranno le reazioni a questa lettera. Senta Cancellari, tra l'altro a proposito, non so la sua opinione qual è, le posso dire però che Toninelli non è d'accordo con Di Maio, già così cominciamo. Mi fate vedere quel video che c'era sul sito del Foglio, ce l'abbiamo? Mettiamolo se ce l'abbiamo. No, prima di chiedere scusa bisogna guardare tutte le motivazioni della sentenza. Qua non c'è da chiedere scusa a niente. Andate a rivedere tutte le dichiarazioni e tutti i fatti che sono accaduti. La sentenza con formula piena. Sì, sì, ma ci mancherebbe altro. Fammi leggere prima la sentenza, che di alcune decine di pagine certamente, poi vi risponderemo. Ricordiamoci una cosa, in generale non mi riferisco a nessuno. Prima della sentenza penale di un comportamento rilevante a livello penale, ricordiamoci che c'è la morale, la moralità, e molto spesso la moralità, che dovrebbe essere la base della politica, che non si interseca con il processo penale, con una sentenza, a mio parere è peggio ancora di un reato. Allora Cancellari, mi sta rimproverando Minzolini che mi sono vestita di giallo, sono troppo 5 stelle stamattina. Allora, che dice di questa storia? Lei come, partiamo dalla sua opinione, al di là adesso di Di Maio e Toninelli, e poi dopo in base a quella ragioniamo sul resto. Qual è la sua opinione? Bisogna chiedere scusa? Ma non c'è dubbio che il movimento negli anni abbia cavalcato e abbia contribuito a creare un clima in questo paese, insieme a tantissime altre forze politiche, probabilmente tutte, che hanno fatto, diciamo, delle questioni giudiziarie e spesso anche delle fughe sui giornali di alcune notizie che poi, come dire, facevano partire il processo mediatico piuttosto che quello giudiziario, il movimento abbia cavalcato spesso e volentieri. E ovviamente, ad esempio come in questo caso, abbia poi colpito un innocente, con questa pressione mediatica, anche persone, ecco, anche persone che poi risultavano innocenti. Guardi, queste tweet hanno anche per la mia redazione stamattina ha lavorato lacrimente negli ultimi 10 minuti, ha anche trovato il tweet di Toninelli. Guardate, l'arrestato del giorno è il PD Ugetti, sindaco di Lodi e braccio destro di Lorenzo Guerini. Votiamoli via, era l'hashtag. Sì, era uno slogan, sì. No, però gli dico in generale una cosa sulle dichiarazioni di Di Maio. Secondo me Luigi è una persona molto intelligente e anche questa volta dimostra davvero di avere la stoffa del leader, perché interviene su un tema spinoso, su un tema doloroso per questa persona e probabilmente per i tanti che poi si rivedono in questa situazione. Ecco, guardi qua, no, per dire, mi scusi, no, per dire poi cosa costruisce un clima, no? Quando oggi Di Maio dice la campagna social, questo era Beppe Grillo, il PD affonda nella piscina di Lodi, si vede il PD che si sta tuffando in piscina e lì Ugetti, il sindaco, arresta, cioè Ugetti è diventato il mostro sbattuto in prima pagina. Ora, onestamente, per carità, poi se era colpevole era colpevole, ma insomma c'è proprio questo signore, no, ieri piangeva. Ce ne sono state, io guardate, in questi giorni Virginia Raggi è stata assolta. Sì, lo so. Anche lei. Ne abbiamo dato notizia. Anche lei credo che abbia ricevuto una pressione mediatica da parte degli avversari incredibile. Io credo che, se ripartiamo dalle parole di Luigi di stamattina, mi piace molto anche il tono, come dire, sempre pacato di Minzolini, che come dire, immagina, ecco, una politica che rispetti l'avversario, che non ne faccia mai un nemico. Quindi lei si iscrive, diciamo, al partito di Di Maio, di quelli che sono, che chiedono, che stamattina si vogliono chiedere scusa. In realtà penso di averlo fondato quel partito lì, perché io sono sempre stato una persona molto aperta, ecco, non mi sono mai iscritto ai forcaioli. L'altro, ecco, cancelliere che girava con le manette. Grande rispetto per tutti quanti. Ah no, Giarrusso. No, stavamo cercando di ricordarci. Era Giarrusso, no, ci stavamo ricordando il tema del gesto delle manette, era Giarrusso. No, facevamo un po' di archeologia politica io e Minzolini. Sì, sì, no, era Michele Giarrusso in che non Senato. Cambia, secondo me.
Quindi anche lui chiede scusa, ma soprattutto il tema che ha posto adesso, secondo me, Cancellieri interessante, ha detto, seguitelo da tutti i partiti, perché quello che penso io, lo chiedo.